Ci chiedono molti, sia sui social che anche qui sul nostro canale, noi che batterie andiamo a utilizzare. Le batterie che noi andiamo a utilizzare non sono batterie cinesi a basso costo. Noi anzi vi invitiamo di non acquistare quelle batterie, perché come vi abbiamo mostrato in un passato, anzi in due passati video, uno si chiama fake cell, batterie false, e appunto vi diamo dimostrazione cosa si inventano alcuni produttori per ingannare e vendere le celle. Noi andiamo a utilizzare, in base poi ai lotti disponibili, celle di qualità. Questa per esempio è una Samsung ICR 18650 26F. Questa è una Samsung. Poi abbiamo un'altra Samsung che è quella azzurra, l'annata azzurra, che è la 20C, un'ottima batteria. Abbiamo anche le LG, un altro ottimo prodotto, sono le LG, eccole qui. Poi abbiamo le Panasonic, abbiamo le Sanyo, tante marche. Il tutto varia in base ai lotti, diciamo, di produzione, gli annate, eccetera eccetera. Vi consiglio vivamente di visitare il nostro sito, di fare attenzione a cosa andate ad acquistare. Se volete avviare una sorta di test di questi prodotti, fate attenzione perché sono prodotti pericolosi. Utilizzate sempre calma, cura e i minimi dettagli, perché sono celle portentose, potenti, efficienti, però nello stesso tempo, se cortocircuitate, sono molto pericolose. Vi invito dunque, come già detto, se vi piace il video, se vi è piaciuto, clicca il mi piace, commenta se vuoi e iscriviti al canale. Segui tutti i nostri video. Prossimamente il prossimo video sarà su il pacco batterie che abbiamo costruito nel passato video, quello da 21 ampere ora 12 volt. Lo andremo a cablare e testare con un inverter, cioè andremo a realizzare, a generarci corrente alternata 220 tramite la nostra batteria. La metteremo sotto torchio e dobbiamo riuscire a organizzarci per una futura produzione di massa, perché vogliamo a tutti i costi convertire l'impianto del nostro laboratorio per essere il più possibile autonomi, grazie anche a un impianto solare che ci ricarichi questi pacchi batterie, così da staccarci completamente con il fornitore ente energetico. Vi ricordiamo inoltre che le batterie si possono ripellicolare, cioè si possono rigenerare per quanto riguarda la copertura, la cover in plastica. Questo perché? Perché può capitare che la pellicola di isolamento si fori, si strappi. Noi infatti nei nostri pacchi batterie, come vedete da queste foto e anche dai video che abbiamo caricato fino ad oggi, abbiamo l'abitudine di rinnovare, portare completamente a nuovo la pellicola della cella stessa. Questo perché? Perché la nostra pellicola di ricambio è migliore di quella originale, in quanto non è di una plastica molto sottile, ma è molto, diciamo, resistente e spessorata, diciamo, anche come diciamo foglio plastico. Questo ci aiuta a rendere molto isolante e molto isolata la cella. Ciao e grazie.